giuntoli. Fa scoppiare il caos, le dichiarazioni hanno suscitato emozioni contrastanti. I tifosi si ribellano e si schierano tutti dalla stessa parte. Ascolta il video per scoprire dichiarazioni appena lasciate. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace. Attiva la campanella per avere queste notizie per primo. È gratis. La figura dirigenziale bianconera ha delineato il panorama attuale del club e i piani futuri, mettendo in luce la direzione in cui intende muoversi la vecchia signora. Il calcio italiano sta attraversando un momento critico e dobbiamo trasformare queste sfide in opportunità, spiega Giuntoli. Il nostro obiettivo è raggiungere una gestione economica sostenibile, investendo sulla crescita dei giovani talenti e focalizzandoci non solo sui risultati, ma anche sulle prestazioni sul campo. Il progetto di rilancio della Juventus, come riferito da Giuntoli, è un'opera corale. L'obiettivo di tornare in Champions League è condiviso da me, dall'Az Canavino, da Allegri e da Manna. È essenziale per dar modo ai nostri giovani di competere con i migliori in Europa. Ha poi evidenziato come squadre come Napoli, Milan e Inter siano avanti nel loro percorso, avendo iniziato i loro progetti ben prima. Fate attenzione alle parole appena dette. Questo vuol dire che Giuntoli conferma Allegri anche per la prossima stagione? Vuol dire che l'obiettivo di quest'anno non è lo scudetto, solo arrivare in Champions? Una squadra come la Juve può avere dirigenti che si accontentano? Tutta questa mediocrità la Juve non la merita, la storia parla chiaro. Il rapporto con l'allenatore Massimiliano Allegri emerge forte e chiaro. Allegri rappresenta un pilastro fondamentale per il club, soprattutto in questo periodo di transizione, dice Giuntoli. È una figura di riferimento che ha portato con sé un'esperienza inestimabile, dalla sua partenza dall'Aglianese fino alle finali di Champions. Il nostro compito è elevare la Juventus al livello che lui merita. Giuntoli non ha evitato di discutere temi caldi come il mercato, commentando lo scambio mancato tra Lukaku e Vlahovic. Sebbene ci fosse un'offerta del Chelsea per Vlahovic, la cifra non ha raggiunto le nostre aspettative e quindi non abbiamo proceduto. Sul tema Pogba ha poi aggiunto: attenderemo ulteriori sviluppi e valuteremo la situazione con il suo entourage. Faremo una valutazione complessiva a Natale. Riguardo a Berardi, Giuntoli si mostra cauto, sottolineando la necessità di valutare prima il valore dei giocatori attualmente in rosa.